Sì, registro questo video per delle considerazioni su quello che è il movimento animalista, sull'attivismo in generale. Allora, non viviamo sotto una campana di vetro, cioè non dobbiamo vivere sotto una campana di vetro, siamo in un mondo che vogliamo cambiare. Come si può cambiare questo mondo? Si può cambiare cercando di far capire alle persone il messaggio che vogliamo portare. Le persone che cerchiamo di cambiare, sono quelli che fanno quello che facevamo noi. Noi che mangiavamo gli animali. Io non sono stata cambiata da delle persone che mi hanno insultato, sono stata cambiata dalla compassione, sono stata cambiata dall'empatia e sono stata cambiata da queste cose. Chiuderci tra di noi, non facendo conoscere quello che proviamo alle persone o insultandole, non ci porterà a nulla. Quindi, quello che voglio finalmente dire è che mi spiace, però in tanti casi sarebbe veramente meglio che ci fosse più gente nelle varie palestre sparse per l'Italia e meno gente a fare attivismo. Perché quando si crea una cena vegana di raccolta fondi in una pizzeria, in cui c'è anche la pizza non vegana e si viene attaccati per questo, mi chiedo, queste persone qua, come credono di cambiare gli altri? Gridando epiteti che riguardano i prodotti di scarto che escono dall'intestino o robe del genere? O forse non lo so, credono che gli altri cambino così perché hanno paura per queste cose qui. Perché quando si viene attaccati per una cosa del genere, perché crei un evento completamente vegano in una pizzeria che ha anche pizze non vegane, quando vieni attaccato per questo, ti chiedi. Queste persone dove vivono non vanno al supermercato, queste persone non hanno parenti che mangiano morti, queste persone credono che il mondo cambi così per incanto. Questo mi chiedo, dove si vuole andare a finire? Questo mi chiedo. Perché certe persone, invece che pensare a quello che fanno, devono di continuo rompere i coglioni agli altri? Questo mi chiedo. Mi chiedo e non riesco ancora a trovare una risposta. Meno gente per strada, fare attivismo, più gente in palestra, correre sui tapis roulant, tirare pugni ai sacchi, a trovare un equilibrio che forse prima di dire alle altre persone cosa dovrebbero fare, dovrebbe trovare nella propria testa. Noi non siamo sicuramente perfetti, ma non viviamo in un mondo perfetto. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di cambiare il più possibile delle persone che conosciamo. Stiamo aprendo una nuova oasi, stiamo facendo degli eventi in locali di ogni genere. Secondo voi, come fanno gli ex locali onnivori a decidere di diventare vegani senza conoscere nessun vegano, perché vengono fulminati così senza conoscere nessuno? O perché magari qualcuno gli va a far fare delle serate a tema, gli fa conoscere la nostra cucina e questi si rendono conto che sì, forse si sta meglio, si guadagna tranquillamente e con la coscienza in pace, senza comprare dei prodotti di origine animale. Questo per me è cambiare il mondo.
dal momento che in questo mondo marcio ci siamo in mezzo, da mezzo al pattume lo possiamo cambiare. E che dei locali si prestino a fare serate di beneficenza facendo dei piatti apposta per noi e per i nostri amici e quindi ampliando le loro conoscenze. Questo secondo me è un grosso segnale di cambiamento del mondo, molto più di un insulto gridato a un passante che tornerà a casa con un insulto e l'idea che l'attivista sia un pazzo esaltato che non ha niente di meglio da fare se non insultare la gente che passa per strada. Io sono passata da tutto. E mi sono resa conto di quello che può veramente servire agli animali e mi sono anche resa conto che ogni piccolo errore nostro per loro sono miliardi di morti che continuano. Non ci possiamo permettere di sbagliare. Non ci possiamo permettere di sbagliare. Dobbiamo renderci sempre conto di